stato il momento clou, quello che ha visto tanti ascolani e turisti scendere in strada per il 71esimo raduno nazionale dei bersaglieri, un evento atteso con grande entusiasmo dalla città. Alla sfilata di chiusura hanno partecipato circa 12.000 bersaglieri, pronti a marciare attraverso le vie storiche fino a Piazza Arrigo, cuore pulsante dell'evento. Una manifestazione che ha visto impegnata la sezione locale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, presieduta da Ugo Feriozzi. Dopo giorni di incertezze è stata confermata la presenza della Premier Giorgia Meloni, che è arrivata in piazza intorno alle 11.30. Non ha fatto discorsi ufficiali durante l'evento, ma la sua presenza ha voluto essere un omaggio ai bersaglieri nel giorno del loro centenario, davanti a una folla di decine di migliaia di persone. Già dalle prime ore del mattino il centro storico di Ascoli Piceno era stato invaso da una folla di cittadini e visitatori. Con trombe e fanfari il raduno ha preso il via in una cornice di festa. Alla sottosegretaria alla difesa Isabella Rauti sono stati donati il cappello piumato e il tradizionale foulard rosso. In parata anche una delegazione della Quintana di Ascoli in testa il presidente Massetti. Hanno trovato posto dietro le transenne, su muretti o sedie portate da casa per non perdere nemmeno un momento della parata. Con l'arrivo della Premier, le misure di sicurezza sono state ulteriormente rafforzate. È stata ordinata la chiusura ermetica dei tombini e un significativo aumento della presenza di forze dell'ordine. Presenti anche le scuole con l'ISC Don Giussani Monticelli, che ha vinto il concorso Cosa vuol dire essere bersaglieri. Ed eccone una dimostrazione.